nonostante sia così commovente, ma è una metafora, cioè un cane che ti fa capire cosa sarebbe più facile, no? I rapporti cosa sarebbero più possibili. Non c'è odio, non c'è voglia di rivalsa, non c'è, c'è soltanto lealtà e fedeltà ad una, più che padrone, ad un'amicizia, ad una, alla voglia che il proprio amico stia bene, che poi vuole bene a volte. Mi voglio tanto bene, però ti fa piacere se soffri un po', vero? E invece voler bene significa volere il bene dell'altro. E questo bene ci insegna questo. Una cosa semplicissima. E lo dici sempre la necessità di dirlo alla fine. E se potesse parlare lo direbbe direttamente al suo padrone per non farlo soffrire. Tanto ci rivedremo senza. Questa è una grossa, è un grosso, credo che sia proprio la sintesi del film. Lui si dedica a questo, questo personaggio, alla persona e alla famiglia, a quelle persone, si dedica, dedica la sua vita completamente a queste cose che sapevamo, i cani sono così, però questo tradotto in un pensiero, sentito con le parole, è stata una grossa responsabilità da parte mia, perché l'ho sentita, nel senso che spero di non avere sbagliato, perché evitato il più possibile la retorica, che è molto, è sempre, stai sempre su un filo, insomma, spero di averlo fatto, insomma. Allora Proietti, da grande doppiatore, come già aveva accennato insomma, il collega, non è stato un vero e proprio doppiaggio, no? Forse un po' una via di mezzo tra un doppiaggio e un racconto, una voce narrante. Non è stato un doppiare per esempio Kevin Costner, che è la voce originale di Enzo nella versione originale, ma è stato proprio dar voce a Enzo, a questo cane. Quindi le chiedo, lei che ha avuto cani, non so se ne ha ancora, sì. Sono uno piccolo. Sempre un cane, e ovviamente li ha amati, li ama. Ha mai avuto l'impressione che davvero pensassero come pensa Enzo in questo film e con quanto rispetto, insomma, ha prestato la voce a questo cane con l'amore che lei nutre ovviamente per i pelosi? Beh, il fatto che il cane pensi, che viene ogni tanto, diciamo, la tentazione di pensarlo viene, perché c'è chi dice che non hanno memoria, che ce ne sono tante sui cani, io però non ho idea, insomma, non te lo chiedi più, sai che quello lì è quella cosa, io quello che ti dà te lo darà sempre, nel senso che ma insomma, non vorrei arrivare a dire che un amico dell'uomo si sa, lei è amico del gruppo, ma è una gli applausi. E quindi non so se pensano, non ho idea, insomma, prima di fare discorso etologico, un discorso sentimentale, nel senso che riguarda i sentimenti, che pensi, speriamo che pensi, insomma. Ecco, e dare voce al suo pensiero, l'avevo chiesto, dare voce al pensiero di Enzo, come è stato per lei, come, anche come esperienza diciamo tecnica di purtroppo sapete, quando si fa un doppiaggio o si dà la voce a un personaggio che parla molto, purtroppo si spezzetta, si fa pezzettino di volta, chi fa un doppiaggio lo sa questo, per cui non puoi seguire una logica di racconto, una però mi rendevo conto che in certi momenti avrebbe mosso un po' la lacrima, insomma, sicuramente, perché è anche molto abile il film, diciamo la verità, insomma, è
colpo, però ha fatto molto bene, è giocato bene proprio su il cane si fa amare quello che ama il padrone, insomma, non è male. È un film, come dicevo prima, diciamo, è pieno di metafore anche laddove non sembra, no? Che sia una, che rappresenta alcuni sintomi di quello che è proprio la società, ma non solo questa, non è un film sociale, insomma, o sul sociale, è un film, ripeto, sui sentimenti, ed è difficilissimo perché è facile, ripeto, come dicevo prima, andare, no? Debordare, andare oltre, quindi mi sembra che il film lo eviti, tutto sommato. Non è certo un film realistico questo qua, cioè, quasi è un film favolistico, quasi è una, ripeto, una metafora, per cui ci si immagina che il cane pensi, e per far sentire cosa ti pensa, bisogna sentirlo, se no, se non è meglio farlo, insomma. Vedi quello lì che sta lì, il cane che va. Ma il doppiaggio è molto divertente, molto. Un tempo io lo facevo proprio come prima attività, tanti anni fa. Ho doppiato. Non avevo dei clienti proprio fissi. Così Silvestre Stallone, Rocky, il primo Rocky. Dustin Hoffman. Poi me ne andavo perché facevo le tournée, non sono stato fermo. Sono arrivato a doppiare dietro un film con Marlon Brando. L'ho scoperto, Marlon Brando aveva una voce non come quella italiana. Era una voce anche stridula un po'. Fatto, credo, il miglior doppiaggio che ho fatto nella mia, tanto ormai si può dire, è stato un Lenny, che era la storia di Lenny Bruce, fatto da Dustin Hoffman, con la regia di Bob Foss, che era un film a me che piacque tantissimo, che me lo sono diretto da solo perché ci tenevo, però già facevo un po' di doppiaggio. Può essere divertente, per esempio, doppiare il genio della lampada di Aladino, ma che dito, anche se era molto faticoso. Quindi faccio qualche doppiaggio adesso ogni tanto, così. Sì, vicino ne ho fatto poco, in effetti. Diciamo che non ho fatto, vicino ho fatto dei film, qua e là, ogni tanto, ma la mia carriera è stata più teatrale, poi la televisione, insomma. Amo i cani, ma non sto lì a fare carmela. Li amo molto, amo molto gli animali. Ho un grosso giardino, ho avuto addirittura un piccione. Un piccione? Vabbè, adesso non voglio andare a dire, sono fatto una cabaria che però. Ho avuto un piccione che la mia compagna comprò a Ponza e disse, siccome lei ama gli animali, la svedese, ma anch'io, insomma, vedeva una che c'era sto grosso piccione, dice, ci vai, è suo mamma, e lo comprò per evitare che se lo mangiassero. Io ho capito, ma che ci fa questo piccione? Lo portavamo a Roma, ma non volava, perché essendo grosso, era di una razza che si chiamano i King, non volava, non aveva imparato a volare, e pure quello agiva come un cane, e l'abbiamo chiamato, Pordodo. Non è riuscito a volare. Poi non
Io avevo, allora avevo 3 cani. Poro Toto. No, perché vedete, finalmente cammina, tranquillo, c'è. Ha tentato di svolazzare, è diventato subito preda, subito. Infatti non mi volevo intristire, già, è esercito. Ho avuto anche un'altra barba, un'oca, gatti tanti. È stato un periodo che caricavamo 3 gatti, i granatini. L'animale che io amo di più è la Dracula, il merlo indiano, perché questo parla. Alcuni parlano poco, io ne ho avuti diversi, e l'ultimo parlava, e un giorno ho sentito che ho capito come io ero antipatico nel rispondere al telefono, perché mi ha imitato. Allora uno non si sa come fa, no? Al telefono, pronto? E io invece facevo l'intervento, pronto? Che antipatico, pronto? E ho sentito grin, e l'uccello ha fatto pronto. Allora io rispondo così. Mangiafuoco, quella è un'esperienza. Ho lavorato con un regista straordinario, che mi ha dato un'altra pianeta incredibile. Ho purtroppo lavorato 3 giorni soltanto, perché come tutti sanno Mangiafuoco poco nella storia, è stato per poco tempo. Ma credo che sarà quello un film di grandissima immagine, da tutto questo estetico assolutamente rosso che credo, da quel po' che ho visto, insomma, è stata una bellissima esperienza, bella. Ripeto, ho lavorato solo 3 giorni.